Ciao! Oggi ci concentriamo sulla scelta delle piante acquatiche migliori per iniziare. Come al solito, io vi consiglio i metodi più facili ed economici per fare le cose, quindi oggi vi consiglierò le piante che ritengo più utili, resistenti, facili da reperire e da mantenere. Alcune di queste vanno bene anche per chi ha un acquario. Innanzitutto voglio dirvi che le piante acquatiche in generale sono molto facili da coltivare e richiedono pochi accorgimenti. Questo vale sia per i laghetti ma anche per gli acquari, quindi inseritele sempre quando possibile. Vi allego il video su come allestire uno stagno in cui spiego la differenza tra piante palustri, ossigenanti e galleggianti che vi serve sapere per andare avanti. Come palustre, la pianta più facile e resistente è il falso papiro. Lo potete mettere sia in grandi che in piccoli laghetti, lui adeguerà alla propria dimensione in base a quanto spazio gli date. Per favorire la sua fitodepurazione, coltivatelo a radice nuda, quindi senza terra. Ad esempio io nel mio laghetto lo tengo nelle casse della frutta, quelle del mercato per intenderci, di modo che le radici possano favorire la fitodepurazione, fondamentale per mantenere l'acqua pulita. Potete anche coltivarlo in vasi chiusi, l'importante chiaramente è che il vaso sia sotto il livello dell'acqua, così che non rischi di prosciugarsi e le radici siano sempre a contatto con l'acqua del laghetto. Resiste fino a 30 cm di profondità dall'altezza, dalla superficie dell'acqua fino al punto in cui poggia il vaso. Si riproduce in maniera molto semplice, si può sia dividere il rizoma, ovvero la parte dove sono le radici, andiamo a staccare proprio un pezzo, si può tagliare con un coltello per esempio, ma si può anche farlo riprodurre semplicemente tagliando una foglia, si taglia proprio il gambo all'incirca 10-15 cm dalla foglia come minimo, poi lo si mette in acqua dalla parte della foglia, quindi la foglia deve essere a contatto con l'acqua e quella dopo un po' di tempo svilupperà le radici. Ci vuole un po', quindi considerate almeno 10-20 giorni, dovete aspettare. Poi lui svilupperà le radici, a quel punto la pianta potrà essere pronta per essere piantata. Il prezzo in cui si compra ai vivai è attorno ai 10-15 euro, dipende comunque dalla grandezza del vaso e io vi consiglio di prenderlo tra i privati, dove lo potete pagare meno. Io stesso lo vendo all'incirca attorno ai 5 euro, senza contare il vaso ovviamente. Come ossigenante vi do due alternative possibili, anche se potete comunque scegliere entrambe: il Ceratophyllum demersum, pianta facilissima da reperire tra gli appassionati, un po' meno nei negozi, e leggera densa. Sono molto simili in termini di utilità e facilità nella coltivazione. Io per iniziare non rinuncerei al Ceratophyllum perché esteticamente lo preferisco e lo ritengo anche più funzionale per proteggere gli avannotti dei pesci. Per entrambe le piante, se non avete un forte movimento dell'acqua, basta letteralmente lanciarle sulla superficie e queste faranno da sole, altrimenti bloccatele con sassi o come meglio vi riesce. D'inverno il Ceratophyllum sparisce e riemerge dal fango in primavera, rimanendo ancorato al fondo, non con radici ma con parti della pianta stessa che saranno rimaste bloccate nel fango. Leggeria invece produce radici con cui rimarrà ancorata al fondo, dove offrirà riparo ai pesci e agli invertebrati. Per la riproduzione di entrambe le piante basta dividerli dove gli steli si vanno a sdoppiare, meglio farlo quando la pianta si è ambientata e sviluppata per bene. Il prezzo in negozio è attorno ai 5-7 euro, ma le quantità sono sempre molto risicate per un laghetto, quindi vi consiglio di rivolgervi a dei privati. Una menzione va fatta alla ninfea, ce ne sono sia di nane che di grandi, e ovviamente quella che cambia è sia la profondità in cui l'andrete a coltivare, che la grandezza stessa delle foglie. Il suo intero apparato radicale, rizoma compreso, si trova sul fondo del laghetto. Le varietà più comuni vanno poste almeno a un mezzo metro di profondità. Le foglie invece riemergono fino alla superficie. Io la tengo in vasi chiusi, di modo che non possa infestarmi tutto il fondo del laghetto con le sue radici, quindi non utilizzo quei vasi forati, perché altrimenti le radici iniziano a espandersi ovunque. Poi quando voi dovete andare a tirare fuori dall'acqua la pianta, e questa con le radici si porterà dietro tutto quello, tutto il fondo del laghetto, quindi oltre alla terra anche le altre piante acquatiche, come appunto leggera, come appunto il Ceratophyllum che noi abbiamo messo.
Diciamo che questa non è una pianta indispensabile da avere, se non per l'estetica che offre grazie ai suoi fiori, che comunque sono molto belli e li fa anche abbastanza spesso, specialmente se andate ad alimentare la pianta con delle pasticche di fertilizzanti. E poi è importante, è utile anche per il riparo che dà dalla luce del sole, mantenendo l'acqua fresca. Comunque le foglie fanno un bel po' d'ombra. Però vedremo che, insomma, questa cosa può essere fatta anche dalle galleggianti. Il prezzo varia in base alla varietà, quelle più economiche si trovano intorno ai 15 euro. Come galleggianti, utili sia per la fitodepurazione che per l'ombra che forniscono, appunto. D'estate infatti tappezzano una buona fetta, della superficie dell'acqua. La specie che vi consiglio per semplicità e resistenza sono la Salvinia natans e la Limnobium levigatum. Si riproducono da sole tramite stolonatura. La Limnobium è quella con le foglie un po' più tonde e fa delle radici che vanno molto in profondità, e invece la Salvinia rimane sulla superficie, diciamo, con le sue radici che sono molto corte. A differenza delle altre piante, non è detto che sopravvivano all'inverno, non reggono infatti il ghiaccio che, se incorpora le radici, secca l'intera pianta. Ci sono delle condizioni per cui riesce a sopravvivere, ma andrebbe fatto un video a parte. Quindi ditemi se volete che faccia appunto questo video o magari uno shorts. Quindi per oggi è tutto, il video voleva essere una breve infarinatura sulle piante acquatiche più indicate per partire. Ci tengo a sottolineare che molti dettagli sono stati volutamente tralasciati per evitare di rendere il video troppo pesante. Mi raccomando, inserite sempre piante vere sia in acquario che in laghetto.